Ragazzi, grandi e piccini, mi dovete aiutare. Abbiamo scoperto i vostri social. Comunicheremo attraverso la pagina di Pinocchio. Lui ci ama. Mi è preso a tal punto dai vostri social che siamo divenuti invisibili per lui. Just wanna thriller, thriller night, woo! Grillo? 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 Se mi riesci questa magia, non solo divento giovane e bello, ma gli faccio vedere io al piccolo Arthur chi è il più forte. Ecco, ecco, coda di rospo, lingua di pipistrello, tutto ciò che tocco diventa giovane e bello. Ecco, ecco, adesso mettiamo la pozione. Ma non succede mai nulla. Ma funziona questa bacchetta? Ah, sì, non può mai funzionare. È un pentolone, al massimo potrebbe diventare una bella pentolina. Avrei bisogno di un essere vivente. Oh, ecco la mia cavia. Pulcinella, proprio a te cercavo. Buongiorno Merlino, cercavate me? Ditemi come mai, come vi posso aiutare? Niente, devo fare un test di magia. Niente, mi piace. È sto test che mi preoccupa. Non ti preoccupare, Pulcinella. L'ultimo che mi ha detto non ti preoccupare, l'hanno arrestato. Vabbè, chissà cosa aveva combinato. Appunto, voi che cosa mi volete far combinare? Di che cosa si tratta questo test? È una nuova pozione magica, serve a ringiovanire e ti farà diventare giovane bello. Vabbè, giovane già lo sono. Poi, a dir la verità, sono anche bello. Non so se lo sapete, ma mi chiamavano Pulcinella Set Blitz. Giovane sicuramente, ma bello non direi. Comunque, io la devo provare. Cosa vuoi fare? Ma scusate, ma non lo potete fare su di voi? No, non posso. Se dovesse andare male, chi ricorrerebbe ai ripari? Ah, se lo volete fare su di me? Pulcinella, tu lo devi fare per il regno delle favole e per il piccolo Pinocchio. Con tutto il rispetto, signor Merlino, ma ste favole, ma chi le conosce? E poi a me, Pinocchio, non mi è mai piaciuto. Ma tu cosa ci fai in questa storia? Io? Dite a me. E chi voleva venire? Poi, vista la crisi, mi hanno offerto un posto di lavoro nel ruolo dello specchio e ho accettato. E tu accetti un lavoro che non ti piace? Ah, boia, visto è d'onore. Scusate, ma chissà come ho fatto a trovare un posto di lavoro, che faccio? Lo rifiuto. E poi dicono che noi del sud non vogliamo lavorare. Comunque, ditemi, Pinocchio, che c'entra? Perché, ritornando giovane, Pinocchio si ricorderà di noi e noi salviamo il regno delle favole e tu il tuo posto di lavoro. Ah, vabbè. Allora se serve a salvare Pinocchio, il regno delle favole e il mio posto di lavoro, accetto, dai, facciamo. Ah, bene, bene, bene. Allora, coda di rospo, lingua di pipistrello. Tutto ciò che tocco diventa giovane e bello. Sicuro che posso bere? Mica mi succede qualcosa. Bevi, è certo che ti succede qualcosa, altrimenti che la facevo a fare. Ma che cosa mi succede? Bevi, giovane e bello. Sicuro che... Bevi. Pulcinella? Pulcinella, dove sei? Sono qui, cocciuto di un vecchio. Oh. Lo sapevo che non funzionava. Oh, scusa, Pulcinella. Ora rimedio, devo solo mettere più pozione. Ma come più pozione? Ma lo sai come funziona? Certo, una dose diventi piccolo di statura, due dosi diventi giovane e bello, e con tre dosi diventi piccolo ma solo di mente. Allora, sei pronto? Prendo la pozione, eccola qua. Ecco, allora, coda di rospo, lingua di pipistrello, tutto ciò che tocco diventa giovane e bello. Sei pronta, Pulcinella? Ecco, vai! Mai più! Mai più! Lo sapevo, mai più! No, dai, aspetta, ora lo rifacciamo, diventi giovane e bello! Aghi, ma anzi, parla proprio, anzi, è meglio che me ne vado! No, aspetta, Pulcinella! Oh, 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 ai, 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 Pulcinella, Pulcinella, aspetta! La tua valigia, riempila di magia e viaggia sulle ali della fantasia. Sognare non costa niente, basta solo qualche ingrediente, un pizzico di follia del cuore e della mente. Immagina un mondo nuovo con tante giostre sospese in volo, colline di cioccolato, nuvole di zucchero filato. Inventa un mondo diverso, un lungo
tanto affetto e vai donando amore e rispetto. Sognare possono tutti, sia i cattivi e sia i brutti. Fai come la natura, dà sempre i suoi frutti. Immagina un mondo strano come un circo al contrario: l'elefante trapezista, la tigre fantasista. Pensa a un mondo bello dove ognuno